Madre, quel segno arcano di lina que forgia, poi crepe pian piano. Nostra Signora dei ha soccorso il suo servo Israele, ricordando la sua bontà promessa. Santo, 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 Santo,
Lì, via, alle 5. Sì, alle 5, lì. Stavamo a me, scritto. No, ma ce ne vediamo. Oggi il quadro della Madonna dei Sette Mili è tornato a Parchi con Avetre. Perché è importante questo momento? Allora, è stato importante perché? Perché lì, su quel luogo, ci sono state le apparizioni nel 1731, subito dopo il pauroso terremoto del 1731. E quindi è un luogo molto importante per quella zona lì, che deve essere rivalorizzato, e quindi deve ritornare la Madonna dei Sette Mili continuamente lì. Come associazione noi abbiamo fatto la richiesta sia alla Curia che al Comune che la Madonna quest'anno ritornasse lì e partisse di lì la piccola processione. Ci è stata concessa come cosa, abbiamo dato tra virgolette tutti la gioia a quella zona di rivedere la Madonna dei Sette Veli, perché nella storia la Madonna dei Sette Veli durante la festività di marzo andava lì. Poi dal 1981 si era interrotta questa tradizione e quest'anno è ritornata. Naturalmente è stata l'esigenza del fatto che non è normale scrivere sui manifesti solennità delle apparizioni della Madonna dei Sette Veli e poi sul luogo dove è apparsa nel 1731 non torna. Però grazie a Dio quest'anno è ritornata, speriamo che il Comune riattivi il parco Icona Vetre, naturalmente, in modo che speriamo anche che l'anno prossimo la manifestazione si possa svolgere all'interno del parco e non a via Icona Vetre.